Vediamo se sono aperti i microfoni. Sì, buongiorno. Sapete qual è il tema di questo dibattito? Io vi ringrazio per l'accoglienza, mi pare molto calda, oltre il caldo che fa in questa sala. E credo di dovervi presentare formalmente delle persone che in realtà voi conoscete tutti molto bene. C'è forse un po' di fastidio con il microfono, ecco, così va meglio. Dunque, da chi cominciamo? Visto che sono in qualche modo i miei angeli custodi qui stamattina, il dottor Bernabei, sapete che è stato per 14 anni il direttore generale della RAI, che ancora mantiene, credo, il più lungo record di durata alla direzione generale della televisione pubblica. Di Sergio Zavoli oggi cosa posso dire? Certamente salutiamo il suo arrivo alla direzione del mattino, credo con un applauso importante e di augurio da parte di tutti. Zavoli ha a questo tavolo in realtà una funzione multipla, nel senso che tutto sommato era con Bernabei giornalista e telecronista insuperabile nel servizio pubblico già di allora. Poi è stato il presidente della RAI. Adesso di televisione si occupa ancora anche a Tele San Marino, quindi non ha perso assolutamente i contatti, ma soprattutto io so che sta preparando una grande inchiesta delle sue per Rai 1, che da gennaio, se non sbaglio, si occuperà proprio di televisione e di grandi temi della televisione, anche perché a gennaio la televisione italiana compirà 40 anni. E questa mi sembra già una data importante che segna anche forse le cose che diremo qui stamattina. Darei la precedenza sugli altri direttori a Enza Sampo, che non è direttore, ma nonostante sia da tantissimi anni alla RAI, non è mai stata dipendente della RAI, se non sbaglio. Forse lo è stata per periodi limitati, nel senso che ha avuto una storia di contratti a termine che però le è valsa in termini di durata quasi una pensione onoraria della RAI il giorno lontano in cui deciderà di abbandonare la televisione. Grazie. I microfoni non funzionano. No, c'è un po' di... ecco, passato. Non volevo citare qualcosa che non andasse citato, non so. Comunque di Enza Sampo mi piace ricordare che in fondo, all'epoca in cui non c'era Samarcanda, la sua Samarcanda nella televisione degli anni ormai lontani, era Campanile Sera. E chissà che quelle piazze di allora non abbiano lasciato un segno anche nella televisione di oggi. Chiudiamo con i due direttori, sono anche vecchie conoscenze del meeting, Enrico Mentana, TG5, Paolo Liguori, Il Giorno. E direi di entrare brevemente, con una piccola introduzione, se me la consentite, nel tema che abbiamo sul tavolo stamattina. Quando il gruppo Marchini, che ha sponsorizzato questo incontro e ha deciso di scegliere questo tema su cui intervenire al meeting, mi ha chiesto di mettere insieme questo piccolo gruppo e di arbitrare in qualche modo gli interventi che avremo stamattina su un tema come la responsabilità e le regole per questa responsabilità verso la televisione del 2000, devo dire che mi sembrava un discorso così molto grande, molto teorico, forse sganciato apparentemente dall'attualità. È legittimo parlare di un'etica televisiva? Io credo di sì, anche se probabilmente un'etica universale della televisione non può esserci. Ciascuna epoca televisiva e ciascuna televisione del mondo ha in qualche modo la sua etica, e non voglio parlare di regole di comportamento, perché personalmente credo che le regole del comportamento e giornalistico e televisivo ciascuno debba averle a livello di operatori dentro di sé, nella propria coscienza e nei propri parametri personali di intervento, non solo professionali. Credo però che tutto sommato l'idea di un servizio televisivo che soddisfi oggi dei bisogni etici anche di massa si scontri inevitabilmente con una pluralità di pubblici che crescono e con la realtà del telecomando. Voglio dire, qualsiasi intervento in termini di etica mi sembrerebbe così, se non ancorato a quello che accade tutti i giorni in televisione e
a quello che si dice sulla televisione, sui giornali, assolutamente vago, privo di un ancoraggio. Ecco perché mi piacerebbe cominciare a tirare in campo i nostri personaggi di stamattina su dei fatti concreti, per esempio su alcune cose che sono sui giornali di stamattina o su questioni che sono state inevitabilmente sollevate, ma questo sarà probabilmente un argomento su cui mi piacerà sollecitare i direttori di giornali che abbiamo al nostro tavolo, da questa lunga estate di cronaca, una cronaca che ha posto sicuramente l'accento in modo particolare proprio sui problemi dei soggetti più deboli, intesi sia come spettatori ai quali la televisione riversa le sue immagini, spesso immagini condite anche da violenza necessaria quando si tratta di informazione, a volte anche se non gradita, ma anche i protagonisti di tanti fatti, per esempio di cronaca. Però vorrei tornare e chiudere rapidamente questo mio intervento a una notizia che abbiamo letto sui giornali di stamattina. Ieri il consiglio di amministrazione della RAI, al suo esordio, ha deciso, tra le altre questioni affrontate, di dare ai giornalisti e al personale tutto della RAI una sorta di codice di comportamento. Ecco, si parla di un decalogo in arrivo con una serie di indicazioni di comportamento, non solo per le trasmissioni che dovranno andare in onda, ma anche per gli operatori dell'informazione e della RAI tutta. Io credo che questa notizia abbia fatto ripensare a molti di noi alle tante battaglie, alle tante contestazioni fatte ad una televisione del passato che in qualche modo aveva segnato il problema dei valori etici con gli interventi anche censori, o comunque aveva inteso la responsabilità come intervento diretto e sui programmi e sugli operatori. È quindi inevitabile che si parta in questa nostra conversazione, in cui io, rischiando magari di risultare anche maleducata nei confronti di tanti oratori, cercherò di arbitrare togliendo anche la parola, se mi perdonino in anticipo, se si dilungheranno troppo, direi appunto di cominciare da Ettore Bernabei, perché la sua televisione in qualche modo, all'alba della televisione o comunque lungo il percorso del monopolio, è stata segnata proprio da quel tipo di intervento. Dottor Bernabei, possiamo chiedere di cominciare questa chiacchierata chiedendole lei cosa pensa di questo tipo di regole che la televisione vorrebbe darsi oggi, ma soprattutto dell'etica di una volta, quando etica voleva dire codice di comportamento, voleva dire censura, voleva dire intervento diretto sui programmi e sugli operatori della televisione. Quando a Denver il Papa ha parlato di questi problemi, in particolare ha indicato nei mezzi di comunicazione una delle radici di questa cultura sbagliata contro la vita, questa cultura della morte che si sta affermando nel nostro mondo, i suoi ascoltatori lo hanno applaudito molto convintamente. E subito dopo ha detto: ma chi c'ha la responsabilità dei mezzi di comunicazione? I cronisti ci hanno raccontato che c'è rimasto un momento di sospensione, tutti sono rimasti perplessi, nessuno ha saputo, non era possibile rispondere, ma insomma, in realtà la domanda è molto incisiva, ma è molto difficile dare una risposta. Io cercherò di darvela attraverso la mia esperienza, perché ognuno di noi è figlio della propria esperienza. Quando io ero direttore generale della RAI, certamente ero convinto, anche proprio per dovere di coscienza, che la responsabilità di questi mezzi di comunicazione è di chi gestisce il servizio, chiamiamolo così. Quindi dirigenti di questi organismi che trasmettono. E cercammo, uso questo plurale perché Zavoli se lo ricorda, eravamo un gruppo di persone anche animate da diverse concezioni di vita, ma però unite in uno, diciamo, spirito di servizio verso gli utenti, verso gli ascoltatori.
e cercavamo di, quindi di adeguare questa comunicazione a quello che è lo stato, diciamo, non è solo lo stato d'animo, lo stato della cultura, lo stato dei sentimenti degli uomini e delle donne che seguono la televisione. Oggi voi sentirete dire spesso quella televisione di quei tempi, di quegli anni 60, come era fatta bene. Spesso è un'espressione abbastanza farisaica, diciamolo pure. Si dice bene del passato per dir male del presente. Semmai l'unica cosa è, perché questo è un dato di fatto, il tentativo che allora fu fatto, in parte riuscito, di adeguarsi alle capacità di comprensione, di condivisione che poteva avere il pubblico dell'epoca, perché questo è un dato fondamentale. Col passare degli anni della mia esperienza, e non perché non avessi più quelle responsabilità, mi sono convinto che il problema delle responsabilità della comunicazione televisiva non è soltanto di coloro che dirigono gli organismi di emittenza. Si estende molto e si incentra molto nelle responsabilità degli ideatori, degli scrittori, degli sceneggiatori, dei registi. E questo è un mondo strano che ha un'importanza fondamentale, specialmente in quella che si chiama la fiction, ma che poi non è fiction, perché in definitiva i telefilm, le telenovelas finiscono per essere nella televisione di oggi i modelli di vita. Quindi, però, chi opera nella ideazione, nella realizzazione di questi modelli non si pone questo problema, non ha la consapevolezza di essere un presentatore di modi di comportamento. E questo è dovuto soprattutto a una concezione che è andata imponendosi di tutto il sistema televisivo. La comunicazione televisiva è rivolta soprattutto ad un momento culminante, che è quello del messaggio pubblicitario. Ora, questo non per dir male della pubblicità, perché la pubblicità è un mezzo di informazione necessario, utile, e la televisione è un mezzo di trasmissione di questo messaggio, direi quasi insostituibile, non unico, ma certamente importantissimo. Però, nella misura in cui la pubblicità diventa dominante della comunicazione televisiva, si comincia ad operare uno stravolgimento. Perché ecco, di qui ne avrete sentito parlare ogni tanto, gli indici di ascolto, come lo si chiama in Italia, l'Auditel, dall'organismo che fa queste rilevazioni, per cui tutto dipende dall'indice di ascolto. Un programma è considerato positivo, valido, se ha ottenuto un certo indice di ascolto. E perché? È perché da quello dipende l'afflusso della pubblicità. Se certi programmi hanno ascolto, vengono anche avvicinati dalle inserzioni pubblicitarie. E questo comincia a essere un forte distorcimento. Ecco perché gli operatori dello spettacolo televisivo, al quale per il momento io mi fermerei, perché ci sono poi autorevoli colleghi del giornalismo televisivo e stampato che possono parlare invece degli aspetti dell'informazione, ma lo spettacolo televisivo è dominato da questi parametri dell'ascolto, e quindi chi è addetto alla ideazione e alla realizzazione dello spettacolo televisivo si regola solo su quei parametri. Ed ecco come siamo arrivati a un tipo di spettacolo, specialmente quello che va per la maggiore, quello che vedono anche in maggior misura i giovani,
il telefilm, la telenovela, lo sceneggiato a puntate o il TV movie, insomma tutte queste varie definizioni a seconda se sono serie più o meno lunghe, comunque è una specie di intreccio che di per sé non ha quasi mai nessuna importanza, anche perché sì, si tratta solamente di impedire che l'ascoltatore spenga, vada ad un altro programma. E allora lo si tiene agganciato con alcuni espedienti che quasi sempre sono ridotti all'uso come di una spezia che debba condire, una spezia che deve condire un alimento, un cibo. Questo ingrediente è la violenza di tutti i tipi, la violenza del denaro che compra tutto e può tutto, la violenza della forza fisica con la quale un individuo si impone ad un altro, o perché c'ha il pugno più forte, la spada più tagliente, la pistola che colpisce il bersaglio più rapidamente. La violenza sessuale, in cui il rapporto tra uomo e donna, che è una meravigliosa grazia della provvidenza, invece è ridotto all'uso e allo sfruttamento del corpo del partner per fini egoistici. Dice, ma questo fa ascolto? Ecco, questo è il parametro sul quale si misura lo spettacolo televisivo. Questo serve a fare l'ascolto. Questa è una concezione sbagliata dell'ascolto, in cui poi l'ascoltatore è considerato soltanto in una posizione passiva, di sfruttamento. Siccome l'ascoltatore deve stare agganciato a quella trasmissione, è strumentalizzato. E questa è un'altra posizione sbagliata, perché invece l'ascoltatore ha diritti, il diritto di essere rispettato nelle sue convenzioni e nelle sue libertà, come ha il diritto di essere rispettato nelle sue convinzioni e nelle sue libertà l'autore. Invece oggi ci sono solo i diritti dell'autore, che risponde grosso modo alla organizzazione televisiva, quella dei produttori, quella dei network, quella delle televisioni a pagamento o via cavo, a seconda dei casi, e non si ricordano e non si rispettano i diritti degli spettatori. Ecco perché io credo che, oltre alle responsabilità, proprio responsabilità morali dei dirigenti dei network, oltre alle responsabilità degli autori della ideazione e della realizzazione dello spettacolo, ci sono anche le responsabilità degli ascoltatori. Responsabilità che fino ad oggi nessuno ha preso in considerazione, nemmeno gli spettatori, gli ascoltatori stessi. Noi normalmente ci mettiamo di fronte al televisore come di fronte a un rubinetto che sappiamo che porta acqua potabile. Si apre il rubinetto e nessuno fa attenzione che quell'acqua sia trasparente, nessuno fa una prova per vedere se è potabile. Sappiamo che è potabile. E invece la televisione non è così. La televisione può essere un gravissimo trasmettitore di pericoli che sono superiori a quelli del pericolo atomico e del pericolo ecologico. Tutti hanno consapevolezza che l'atomica, oltre ad essere una benefica fonte di energia, può anche essere una fonte terribile di distruzione. E così tutti, o più o meno ormai, sanno che il sistema ecologico, l'ecosistema, non può essere violentato, turbato, inquinato, perché altrimenti i danni sono generali. Ma quasi nessuno si è reso conto che anche la televisione, che può essere
come molti di noi sappiamo, avendola fatta, avendoci vissuto per anni, può essere un mezzo meraviglioso di miglioramento, di incivilimento di tutta l'umanità, può anche essere un terribile distruttore dei fondamenti dell'umanità. Ecco perché bisogna acquistare una consapevolezza generalizzata. Non possiamo demandare, sarebbe come un rinunciare alla democrazia, quando i popoli rinunciano alla democrazia e si affidano a uno, un autocrate, un dittatore oppure un regime autoritario. Ecco, così lo stesso errore sarebbe quello che tutti noi come utenti della televisione demandassimo agli autori, agli ideatori, agli operatori, ai responsabili della trasmissione televisiva, demandassimo la tutela delle nostre convinzioni, dei nostri sentimenti, delle nostre concezioni di vita. Dobbiamo acquistare questa consapevolezza, e in particolare voi che siete all'inizio della vita, la dovete, della vita, quella matura, quella operativa, quella produttiva, dovete avere questa consapevolezza e la dovete far rispettare, perché si avrà una televisione più rispettosa dei principi e dei valori morali se tutti gli utenti della televisione faranno capire in tanti modi che ci possono essere, fare capire agli operatori della televisione che non si violano certi principi, non si superano certi limiti. E qui io mi fermerei perché credo interrotta. L'avrei dovuta interrompere con qualche impertinenza, se me la consente, non solo per ragioni di tempi, ma in realtà ci sono stati due o tre passaggi nel suo intervento che peraltro ha dribblato abilmente il tema che io le avevo lanciato, cioè di parlare più delle cose del passato, ma lei è ancorato più a un presente in cui tra l'altro si dedica alla produzione di programmi, e quindi per certi aspetti mi meraviglia che lei poi da una parte demonizzi l'Auditel, quando per esempio i programmi che produce, che producono anche dei buoni ascolti su Rai 1 e che quindi portano degli ottimi ritorni anche a quello che è il suo intervento privato come operatore del settore, tendano, ecco, a creare qualche piccola contraddizione in termini proprio riguardo al rapporto con l'Auditel, con l'ascolto, con qualcosa che comunque, piaccia o no, rappresenta un metro di giudizio che non c'entra però secondo me col tema del nostro dibattito. C'è invece un'altra parte del suo intervento che mi ha colpito e su cui credo di voler tirar dentro subito, nonostante avessi previsto invece forse idealmente un'altra scaletta del nostro intervento, Enrico Mentana, perché io l'ascoltavo quando lei parlava della violenza, del fatto che la televisione è in qualche modo essa stessa una sorta di demone che porta nelle case immagini e un soggetto a rischio essa stessa per chi ne fruisce, ma in un'epoca di telecomando, di grande libertà, forse troppa da quello che capisco a suo giudizio, però in un'epoca come questa la televisione poi altro non è che uno specchio, e forse lo specchio più fedele, visto che a questo punto trasmette tutto e di tutto, di quello che accade nel mondo. Cioè io non credo che la televisione sia soggetto produttore di violenza, credo però che la televisione oggi sia un tramite, ecco perché c'è il problema dell'etica e delle responsabilità, attraverso il quale quello di cui lei ha parlato, e cioè non tanto il denaro quanto la violenza comunque del mondo, della società in cui stiamo, arriva nelle case. E allora, siccome Enrico Mentana fa un telegiornale che è molto attento per esempio alla cronaca, credo che siamo reduci da un periodo in cui gli stimoli della cronaca hanno sicuramente segnato molto questo problema delle responsabilità, di che cosa dare, cosa non dare, come darlo e come dirlo, io vorrei che fosse Enrico Mentana a intervenire subito su questo tema. Grazie.
Cercherò di essere veloce, anche se non sono uno di quelli capaci di essere così cartesiani nei loro ragionamenti. Innanzitutto voglio dire che sono molto lieto che da qualche tempo, da poco tempo, il dottor Bernabé sia tornato in qualche modo nel lagone, no? Così da, da portare un'esperienza che è insostituibile. Poi non mi sentite, devo dedurre. Allora, ricominciamo da capo. No. Ricominciamo da capo con l'intervento di Bernabé. No, a parte gli scherzi, sono molto contento che appunto Bernabé sia tornato in campo per portare la sua esperienza. Bernabé è un pezzo della televisione, e non nel senso un pezzo, un reperto archeologico, è un pezzo della televisione, come già ricordava la Delli Colli, delle, del presente, probabilmente anche del futuro. Ci ha parlato oggi, e ripeto, dall'alto di un'esperienza, un'esperienza davvero notevolissima, di una serie di rischi che ci riguardano tutti, operatori, utenti, come dire, procacciatori di televisione. Lo ha fatto, secondo me, lui prima diceva la nostalgia è una brutta bestia perché sostanzialmente ci fa apparire migliore di quanto non fosse ciò che è stato fatto in passato, spesso soltanto per pestare i piedi al presente. Però forse di quella nostalgia in qualche modo fatalmente si è imbevuto. Se io facessi il giornalista alla Enzo Biagi, che ama una serie di riferimenti, gli risponderei: caro Bernabé, lei dice questo, però sta per portare avanti il progetto televisivo meraviglioso della Bibbia, e in cui fatalmente poi il secondo uomo uccide il terzo, no? Caino e Abele, in cui ci sono Sodoma e Gomorra. Cioè, stiamo attenti, la violenza, l'omicidio, la morte e la vita sono ovviamente temi che ci portiamo dietro davvero da sempre, dall'inizio della nostra civiltà. La più grande opera dell'ingegno narrativo di tutti i tempi è, a mio avviso, l'Odissea, che si conclude con una delle stragi più indimenticabili, no? Quella dei Proci ad opera di Ulisse, per di più con l'aiuto degli dei. Qui possiamo poi aprire un discorso che evidentemente qui non apriamo. La violenza è tema, e la morte, è l'uccisione su mandato, è l'uccisione di innocenti, è l'uccisione immotivata. Sono temi che ci portiamo dietro dall'inizio della civiltà, dall'inizio della sua rappresentazione letteraria e artistica, e ci porteremo avanti sempre. Noi non dobbiamo dimenticare, anche in termini di pulsione di morte, termini molto, molto seri, molto, molto interni alla nostra psiche, che noi veniamo dal più grande periodo di pace che si sia conosciuto. Io stesso sono un figlio della pace, nel senso che appartengo a una delle alla decima generazione nata dopo l'ultimo conflitto mondiale, no? Per noi la pace è un elemento di natura, è uno stato di natura. Le generazioni precedenti hanno vissuto la morte e la violenza come fenomeno di massa, come fenomeno rituale, come fenomeno cadenzato addirittura nei decenni, che ha vissuto a cavallo tra il 1880 e il 1960, per 80 anni ha potuto vivere, gli è toccato di vivere 5 guerre con la partecipazione italiana, 6 guerre con la partecipazione italiana. Non dimentichiamo questi dati di contesto, che sono molto più ampi evidentemente del piccolo schermo televisivo, io tendo sempre a relativizzare, per ricordare che il problema della violenza, il problema quindi di una serie di pulsioni, è un problema di ben altra portata, che trova evidentemente nell'imbuto che a volte è il piccolo schermo, in qualche modo poi una sua rappresentazione, una sua presenza attraverso il reticolato del filtro. Però è un problema più generale. Quando da piccoli giocavamo con le pistole, quello era un fenomeno né più né meno simile a quel transfert di violenza che poi vediamo rappresentato anche nei telefilm d'azione. Cowboy, indiani, tutte queste cose. Non dimentichiamo mai queste cose, perché sennò ci sembra di sorprendere. 15 anni fa alcuni genitori democratici o rappresentanti di genitori democratici, democratici maiuscolo, insorsero contro i cartoni animati giapponesi, no? Che poi ovviamente fatalmente hanno continuato a vedere tutti i bambini in Italia, e non solo in Italia evidentemente. C'è sempre una piccola soglia di attenzione che a un certo punto si alza per dire: attenzione che i nostri figli vedono violenza. Nella società
americana, che è quella che trova maggior rappresentazione televisiva, ovvero la maggior parte dei telefilm vengono prodotti negli Stati Uniti e poi vengono esportati, nella società americana, nei telegiornali, nella realtà, girando per strada, un minore ha occasione di vedere ben altre cose di quello che potrà vedere purtroppo in un telefilm. Non dimentichiamo questo. Negli Stati Uniti un uomo delle forze dell'ordine gira con ben scoperta la propria arma da fuoco, armato con munizioni, quindi con la pistola pronta a sparare immediatamente. Nelle società moderne, quindi, la violenza, la presenza, il rischio, la possibilità della violenza, la possibilità della morte violenta c'è sempre. Per di più, c'era Musatti, lo ricorderete, un grande psicanalista italiano morto pochi anni fa a un'età venerabile, che diceva che comunque c'è il desiderio di andare in guerra nella popolazione maschile di qualsiasi paese. Io non ci credo a questa cosa, ed è frutto di un retaggio del passato. Però non sottovalutiamo questo aspetto. Non sottovalutiamo un altro aspetto, che nella realtà, e quindi nella rappresentazione televisiva, ci tocca far vedere guerre. Noi dei telegiornali ne facciamo vedere poca, veniamo accusati di farne vedere poca. Quando facciamo vedere qualcosa che dovrebbe calamitare l'attenzione del telespettatore per fargli prendere coscienza della disumanità della guerra, facciamo evidentemente vedere, ad esempio, le vicende che riguardano i minori, le tante Irma della situazione, le vicende più terribili, come il rischio delle suore stuprate, e veniamo accusati del contrario, di dare quindi un'idea in qualche modo spettacolare e morbosa, e non esemplificativa e quindi utilmente catartica, del conflitto, della guerra. Quindi, come vedete, poi, tra Scilla e Cariddi, dei doveri e dei poteri dell'informazione, si rischia sempre in qualche modo di cadere in contraddizione. Quel che io credo in realtà è che nella televisione, è la realtà più ovvia, ci sia un po' tutto e ci sia la possibilità di fare un po' tutto. E questo non è un disvalore, è un valore, io ritengo. Nessuno avrà mai l'interesse di alzare la soglia di violenza, ad esempio, in presenza di programmazione televisiva. Si sa che la televisione è un mix di tutto questo, ma si sa, ad esempio, lo posso testimoniare, che in quanto a presenza della violenza, che non è poi il fattore più diseducativo che c'è all'interno della televisione, questo è un altro discorso ancora. Comunque, come percentuale, se si potesse fare una classifica, una hit parade, della percentuale di violenza presente sui nostri teleschermi, nella programmazione televisiva italiana, essa è molto, molto minore di quanto avviene in paesi che spesso noi siamo portati, chissà perché, a indicare come esempio per noi, a partire dall'America, ma non soltanto in America, nella stessa Europa. La gran parte dei telefilm che ci presentano storie di investigazione su delitti vengono dalla Germania, ad esempio, vengono anche dalla Francia, vengono persino dalla Gran Bretagna. E allora di cosa stiamo parlando? Allora forse i problemi sono altri. Il problema non è, dicevo, la violenza. Il problema è come chi fa televisione ha presente altri diritti dell'utenza, altri diritti del telespettatore. Io presento un aspetto molto più importante, che c'è una ritualità, una sottomissione, soprattutto dell'informazione televisiva, a quelli che sono i poteri forti. Questo è il nostro problema. È un problema culturale. È un problema che... Ma non era, lo dico subito, allora facciamolo diversamente così non strappiamo l'applauso. Il problema di occuparsi di comunione e liberazione una volta all'anno perché c'è il meeting, di occuparsene magari soltanto quella volta all'anno, ma sempre di doversene occupare quella volta all'anno, no? Il problema di poteri forti, che stamattina la sua rappresentazione più ridicola con il direttore della Repubblica che vuole insegnare al Presidente della Repubblica a fare il Presidente della Repubblica. Così che con una battuta potremmo dire... che se uno scalfaro ci sta benissimo, due scalfari sono decisamente troppi. E quindi vi consiglio di invitare a Rimini Scalfari e di dirglielo. E sperare ovviamente che lui almeno non venga o che trovi il suo Rusconi che gli dica di non venire. Detto questo, che mi piaceva dire, perché sicuramente non sono sospettabile di essere qui il maggior simpatizzante del vostro movimento, che pure seguo con il movimento che ha organizzato questo meeting, che pure seguo con doveroso rispetto. Ricordo che appunto uno dei problemi è questo.
Noi ci siamo trovati, una giornalista della RAI che va per la maggiore, che per questo non citerò per nome e cognome, ha accusato la dirigenza appena passata della RAI di avere promulgato un ordine di servizio in cui si diceva non parlate della Lega prima delle elezioni. Ora, per quanto in effetti rispetto all'era Bernabei il livello dei dirigenti della RAI si sia abbassato, non si è ancora abbassato fino a questo punto di castroneria, di emanare degli ukasi in cui si dice non parlate della Lega. Il problema di fondo è che non c'era bisogno di un ordine di servizio di quel tipo. Il problema di fondo è che c'è una monocultura, che potremmo chiamare monotricultura, che ha gestito e servito non soltanto il servizio pubblico, ma soprattutto il servizio pubblico televisivo, che in buona sostanza faceva sì che non c'era bisogno che i direttori o i singoli giornalisti venissero imboccati sul fatto che non bisogna seguire. Già non la seguivano di per sé. E questo capita per molti soggetti politici, ma ho fatto l'esempio di CL e ho fatto anche l'esempio della Lega, come mi pareva opportuno, ma potremmo fare l'esempio di tante realtà importanti a livello culturale e non soltanto culturale. E qui non voglio fare la retorica, ad esempio, del volontariato che non è mai rappresentato né in televisione né sui giornali, perché in realtà ci sono degli aspetti. La non rappresentabilità di alcuni soggetti nasce anche dal fatto che c'era un bello slogan, lo straordinario di tutti i giorni, no? Ecco, ci sono delle cose che si fanno tutti i giorni e che non sono rappresentabili perché sono ovvie. Spesso ci si dice date delle notizie soltanto brutte, ma l'aereo che decolla o che atterra normalmente non fa notizia. Purtroppo l'aereo che il cui pilota sbaglia o in cui c'è un sedimento strutturale e succede la tragedia, quello fa notizia. Allora ci sono le buone cose di tutti i giorni che non trovano rappresentanza, e quindi non sto parlando di questo, ma sto parlando invece dell'assenza di tanti fenomeni seri, ben rappresentabili della vita italiana, soprattutto italiana, che non trovano spazio in televisione, sui giornali, o che non trovano spazio adeguato, soprattutto in televisione, che avrebbe lo spazio per occuparsene, lo spazio di programmazione, e non lo fa. È una cosa che riguarda la realtà italiana. Noi dobbiamo renderci conto che tra i colpevoli di Tangentopoli ci siamo soprattutto noi della televisione, che non siamo stati in grado di avere una minima soglia di attenzione, non soltanto per i fenomeni perversi che poi sono esplosi, ma per la crescita della rabbia della gente. Tra quelli che sono stati sorpresi dalla crescita della Lega al Nord, che è stato secondo me il volano indispensabile per la nascita del fenomeno dell'inchiesta Mani Pulite, tra quelli che non se ne sono accorti i politici, e pur cosa, ovviamente, ma non se ne è accorto neanche chi faceva informazione, e chi faceva soprattutto informazione televisiva, che dovrebbe avere una presenza capillare sul territorio. Ora noi siamo tutti tra quelli che poi sono saliti sul carro dei vincitori. Oh, che bello, finalmente si purifica l'Italia, si bonifica, a casa questi politici, ladroni, eccetera. Ma in qualche modo la campana che è suonata, come quella della poesia, la campana è suonata anche per noi, per tutti noi. Ora, ripensare, attenzione, è facile fare adesso, no, gli scontri, le Samarcanda, per carità, benemerito, le Samarcanda dicendo l'indignazione popolare. Ma adesso si andrà poi verso una fase grigia, no? In cui non c'è più i grandi giudici che tagliano le teste, i grandi politici che sparano sugli altri. Poi tornerà a essere la politica molto noiosa. E allora lì che faremo? Come si comporterà la televisione? Come sarà democratica? Quello sarà il suo vero compito morale. È importante, ma anche più facile esercitare dubbi e interrogativi etici sulla tutela dei minori. Ma qui si tratta della tutela di tutti, di tutta l'utenza, di tutti gli utenti trattino cittadini. E allora certo, c'è chi ha fatto un passo indietro rispetto alle proprie responsabilità, e sto finendo Laura, un po' furbescamente, forse posso fare questa autocritica dicendo la politica ha stancato la gente, noi ci occupiamo più della cronaca, che è del resto più sul livello dell'interesse della gente per tutti i giorni, perché la cronaca in realtà che cosa? Quello che succede a uno che è come me, no? In cui quindi mi posso identificare, la vicenda che riguarda il mio vicino di Pianerottolo. E la cronaca ha avuto un forte impulso, no? E del resto cronaca poi è diventato tutto il resto, la lotta alla mafia, Tangentopoli, eccetera, è tutta una grande storia, sono tutte delle grandi storie di cronaca. E però adesso, fatto questo furbesco passo indietro, bisogna tornare a occuparsi dei massimi sistemi, una volta che saranno finalmente delineati i massimi sistemi. E come lo faremo? Bernabei è il portatore di un'esperienza storica in cui, viva Dio, con chiarezza lo si faceva in qualche modo collegati all'istanza governativa. Io non ho niente in contrario, perché almeno quella è una scelta di chiarezza. Veniamo dalla rovina, dalla frana del servizio pubblico che lo faceva agli ordini del Parlamento e quindi dei vari interessi del Parlamento.
E questo ha fatto nascere un legittimo, anche se inconfessabile, rimpianto dell'era Bernabei, non in quanto era Bernabei, in quanto era con quel meccanismo di dipendenza. Ma adesso che succede? Io mi sento servizio pubblico pur facendo un telegiornale privato perché sento anche i miei compiti, gli obiettivi, le responsabilità. Ma io quindi dipendo soltanto dalla mia professionalità o devo fare qualcos'altro? Questi sono gli obiettivi, scusate se faccio solo domande a questo punto, gli obiettivi che abbiamo di fronte. Che dobbiamo fare? Gli interrogativi che abbiamo sono questi. Che dobbiamo fare adesso? Da chi dipendiamo? Dall'utenza, ma vogliamo rischiare di avere, io ne vedo già in azione, comitati di utenti organizzati che poi dicono sì, parlate meno di quel partito, parlate più di quell'altro, creiamo dei nuovi gruppi di pressione? O c'è invece un livello etico che deve nascere prima, con un dibattito di consapevolezza a monte. Per questo mi illudo sempre di poter fare dei dibattiti in cui siamo noi a ascoltare e voi a parlare, ma non per concessione demagogica di quelle di una volta, ma perché è giusto che a quel punto il dibattito passi a chi deve in qualche modo avallare quello che è il nostro lavoro, da quello che deve in qualche modo poi sapere essere non censorio, ma limitatore, ma stimolatore, ma indicatore delle strade da seguire. Come vedete, ci sono, oltre alla violenza, e più della violenza, tanti passaggi cruciali che sono là, davanti a noi, dietro l'angolo, entro la fine dell'anno, rispetto alla RAI che si deve riformare, rispetto a chi pretende di essere interfaccia della RAI, suo competitore, e rispetto ai giornali. Grazie. Allora, grazie Enrico. Come sempre, l'esperienza reale sul campo finisce per superare qualsiasi tentazione teorica, anche quelle di troppo che un tema troppo vasto può suggerire. E proprio per questo, di questo lungo intervento appassionato, pieno di cose di attualità, io recupererei per ripassare la palla agli altri interlocutori una frase che credo che sia centrale di questo intervento. Quando tu dici, tra i colpevoli di Tangentopoli dobbiamo esserci anche noi della TV, e credo che sia il segnale di un'autocritica importante, forte, e anche di una consapevolezza di un certo segno di quello che è accaduto e del ruolo che l'informazione tutta ha avuto in questi anni. In questi anni Sergio Zavoli è stato negli anni scorsi anche alla guida della televisione pubblica, alla guida della RAI, proprio in quegli anni in cui inevitabilmente la televisione, figlia di un patto politico, ha posto grossi problemi di etica. Prima dell'etica che riguarda il rapporto tra la grande ambiguità, tra la reale vocazione dei dirigenti, degli azionisti, degli operatori, dei dirigenti televisivi stessi, di chi ha in mano il potere televisivo, tra il ruolo di essere realmente imprenditori, di essere realmente informatori o uomini di spettacolo, o voler dall'altra difendere le proprie rendite di posizione, perché poi credo che il grande tema etico di questi giorni sia questo, cioè il problema anche delle rendite di posizione conquistate sul campo per certi meriti o per altri, che pongono un problema, quello sì, di etica immediata, che ciascuno poi può risolvere secondo coscienza. Però, dicevo, in quella televisione etica e politica, come hanno convissuto? E se effettivamente una televisione figlia di un patto politico lascia qualche dubbio sull'etica, in quella televisione sono accadute molte cose. In quella televisione sono cresciuti telegiornali, informazione, operatori che dovevano avere il compito di cambiare le regole, di cambiare la faccia al sistema. Nel frattempo il sistema però andava in qualche modo degenerando, come abbiamo visto. Allora io vorrei chiedere a Sergio Zavoli, ex presidente ma grande cronista della televisione di tutti i tempi, proprio adesso che si sta preparando a fare una grossa riflessione storica sulla televisione, con un'inchiesta che ha un titolo mi pare significativo, Nostra padrona televisione. Ecco, che cosa è successo in quegli anni e qual è, se c'è una ricetta, una linea di comportamento, un punto di partenza per ricominciare? Dicendogli da subito che evidentemente le critiche sono scontate, ma sono bene accette se ci saranno anche le autocritiche. Ascoltando Bernabei non ho avuto soltanto la mera, in fondo, consolazione di ritrovare i miei anni. Ho ritrovato qualcosa di più. Ho ritrovato il mio modo di concepire il mestiere. E ascoltando Mentana, in me ho capito che cosa significa, come nel caso mio, prepararsi a compiere 70 anni
e, come nel caso suo, prepararsi a compierne 40. Ci divide un'esperienza, non necessariamente un'esperienza morale, ma certamente un'esperienza storica. E questo ha contribuito a, come posso dire, a formare delle professionalità, a determinare dei comportamenti, ad assumersi delle responsabilità e oggi, in qualche modo, persino qui a doverne dar conto. Mentana, riferendosi a Bernabei, dice che allora il punto di riferimento era il governo. E in qualche modo è vero. Poi c'è stato un miglioramento quando il punto di riferimento è diventato il Parlamento. E tuttavia la grande questione televisiva non si è risolta né quando a decidere delle sorti del servizio pubblico era il governo e neppure quando a decidere di queste sorti è stato il Parlamento. Le sorti della televisione sono state sempre, saranno sempre decise da chi fa la televisione. L'apertura di Bernabei con quel riferimento al Papa è, secondo me, il punto centrale dal quale partirà quantomeno il mio intervento. Mentana è un grande cronista, lo sappiamo tutti. Si è guadagnato sul campo i galloni di direttore perché ha fatto bene il suo mestiere di giornalista. E lo ha fatto interpretando i suoi tempi con l'animo dei suoi anni. E oggi quando dice che la violenza è un fatto pressoché naturale, nasciamo violenti, e tuttavia mi suona strano questo farsi un alibi del gene archetipo, questo ritorno al cromosoma primigenio, per cui si nasce appunto violenti, quasi che se nella metafora Abele e Caino non fosse contenuto proprio l'obbligo di fare una scelta fra Caino e Abele. Dice anche che veniamo da 50 anni di pace, il che fa coincidere questa osservazione apparentemente pacificante con l'irenica ipotesi dell'abusato McLuhan, il quale, parlando del villaggio globale, per ciò stesso ci ha detto che, essendo noi nella condizione di assistere ed esserne i protagonisti allo stesso tempo del medesimo evento, per ciò stesso siamo tutti più uguali. Io credo che sia una delle più grandi menzogne mai dette dalla televisione del mondo. Da quando esiste una ragionevole storia della diplomazia, pare che siano stati sottoscritti 6.000 trattati di pace, e ciò significa che si sono combattute altrettante guerre. Ma rimaniamo ai 50 anni che richiama Enrico. In questi 50 anni sono state combattute, per chi sa tenere questi conti, non so come faccia, 320 fra guerre e guerriglie. Nel 1993 ci sono 2 miliardi sulla Terra, dico 2 miliardi di persone che non conoscono la luce elettrica, e questo dovrebbe essere il linguaggio globale, questa dovrebbe essere la civiltà dell'immagine. Saul Bellow ha detto una cosa terrificante: la TV è ciò che può cambiarci l'animo. Guardate, non ha detto le abitudini, il modo di vivere, i comportamenti, ha detto l'animo. Il che significa che la TV, se fosse vero, potrebbe prendere in qualche modo il posto, se non di Dio, della fede. Oppure, per uno che volesse fare un ragionamento laico, il posto di un Dio dubbioso. In ogni caso, un posto che credo non ci sia stato assegnato proprio da nessuno quando ci è stato messo nelle mani questo strumento che è appunto la televisione. Uno strumento che tuttavia ha sì modificato il nostro animo, se è vero come è vero che di fronte alle grandi scelte, queste sì archetipe della nostra vita, dove esercitiamo sì il nostro straordinario, meraviglioso diritto di scegliere e per ciò stesso di rifiutare, noi siamo nella condizione di doverci chiedere in che modo, in che misura e per colpa di chi e di che cosa siamo così tanto cambiati. Allora scusate, io scelgo un argomento funebre, voglio parlarvi della morte. Allora io vi dico che la TV ha ucciso la morte, ha ucciso, voglio dire, il senso della morte, a furia di rappresentarla alla come esorcizzata. Un ragazzo americano di 18 anni ha già visto in diretta 300 omicidi. In questi giorni in America si sta realizzando su un set che agisce nel Messico un videogioco in cui non ci sono più
delle sagome che debbono in qualche modo simulare la persona umana, ma delle persone vere e proprie, cioè degli attori che debbono essere uccisi dai ragazzi che partecipano a questo gioco. Perché? Perché il gioco sia così realistico e l'immedesimazione del bambino così profonda, per cui se ne ricavi il senso dell'uccisione di un uomo, non dell'abolizione di un simbolo. In Giappone si sta vendendo il montaggio delle più gravi atrocità compiute a Sarajevo e cose di questo genere. Allora, io mi chiedo, tornando alla televisione di Bernabei, se è poi tutto vero che allora quella televisione ricevesse il buono e il cattivo che in sé conteneva dagli affidamenti esterni, più o meno istituzionali, più o meno politici, più o meno partitici. Tutte queste cose sono vere, Enrico ha ragione. Sono successe, Bernabei è il primo a saperle. Forse anche di qualcosa si duole, forse avrà anche nostalgia di qualcosa che si sarebbe potuto fare e non si è fatto. Ma allora il punto di riferimento era anche noi stessi. E vi faccio un piccolo esempio. Ero nell'ufficio di Fabiano Fabiani, allora direttore del telegiornale, e Bernabei, che ha avuto sempre una smodata passione per il telegiornale, coglieva ogni buona occasione per trasferirsi nella stanza del direttore del telegiornale per vedere che cosa stava succedendo nel mondo. Quel giorno era morto Luigi Tenco, un cantante molto bravo, non un autore di canzonette, ma un autore di canzoni vere e proprie. Un uomo ricco, appagato, apparentemente felice, aveva tutto e si era ucciso. Si trattava di fare un intervento in televisione per dire che era successo questo nell'ambito del Festival di Sanremo. E Bernabei mi guardò e mi disse: ma perché non lo fa lei? Io andai e feci questo mio pezzo. E lo finì citando Ungaretti, dicendo: la morte si sconta vivendo. E mi sforzai di spiegare, spiegare forse un po' troppo pedagogico, mi sforzai di dire soprattutto ai giovani che non è lecito disporre della propria vita in questo modo, che un disegno della creazione non si rompe all'improvviso perché si cede a una passione in qualche modo già sfigurata dalle abitudini di vita, anch'esse in qualche modo fuori misura, che la vita è un valore che va speso in ben altro modo e che il posto che ci viene dato dalla creazione lo dobbiamo presidiare vivendo. Il giorno dopo, sui giornali io ricevetti una reprimenda, era allora la critica della sinistra, la più avveduta, la più intelligente, la più ficcante, la più provocatoria. Mi fu detto: ecco la televisione virtuosa e pedagogica di Bernabei. Poi andai in India, era in atto una grande carestia, la gente non si nutriva più, si limitava a masticare quando arrivavano le navi col grano. L'allora presidente della RAI, Quaroni, fece un appello al paese invitandolo a partecipare a questo gesto di solidarietà cui metteva mano per la verità tutto il mondo. E io, a nome della Radio Televisione Italiana, andavo come inviato a tener vivo nell'animo della gente questo spettacolo della sofferenza, per indurre in qualche modo gli italiani a prendere coscienza di questa tragedia e in qualche modo a partecipare con un gesto di solidarietà alla sua conclusione. E ricordo che andai a fare un pezzo un giorno in una scalinata di Nuova Delhi, dove c'era un vecchio che stava morendo di inedia. La tentazione di cogliere l'attimo dalla morte fu fortissima, anche perché si era formato così un mannello di persone intorno, che non con l'avidità di un occidentale, che ha sempre una curiosità un po' perversa rispetto alla morte, ma con la fatale pazienza di un orientale, attendeva appunto che questo vecchio se ne andasse. E noi filmammo la morte di quella persona e vedemmo improvvisamente questa mano scura come la zampina di un uccello che si apriva e vedemmo un limoncino di quelli che pare che non debbano crescere mai, che legano i denti, con una chiavina piccolissima tenuta da un cordellino rosso, e fermammo l'attimo di quella morte. E ci facemmo scrupolo però di mandarla in onda e non la mandammo in onda,
ed è rimasta negli archivi della RAI. Non speculavamo sul dolore, sulla sofferenza, come si fa oggi. Lo spettacolo... Certo, c'è uno spettacolo della morte che la televisione deve rappresentare, testimoniare e ricordare, quando però la morte è ammonitrice. Allora è giusto fare vedere l'Olocausto come è stato fatto. È giusto dire, guardate, come nel Sahel, nel Niger, nell'Alto Volta, si muore di fame per effetto di questo perverso meccanismo, per cui le ideologie sono inadempienti, il comunismo da una parte che doveva essere la parte di dovere non compiuta dai cristiani, ma anche il capitalismo dall'altra, cioè il sistema delegato a produrre il massimo di profitto alla condizione però di distribuirlo nel modo più equo. Tutte e due le ideologie sono venute meno nel terzo mondo, che doveva essere la parte dell'umanità da rischettare in nome di 50 milioni di morti che abbiamo contato alla fine della guerra nel 1945. Allora sì, spiegare quelle morti, dire perché si muore in quelle condizioni, ma non la mera rappresentazione della morte per indurci a rifugiare la nostra cattiva coscienza nel dolore e sentirci magari un po' più buoni. Questo zoomare sui bambini di Sarajevo con gli occhi spenti dall'inedia, dalla fame, le mani protese verso il pezzo di pane, i corpi che pendono dalle braccia esausti di queste madri che non sanno rassegnarsi a dividersi dal corpo del bambino morto. Tutto questo non è più sopportabile. Ma c'è un rovescio che è ancora più grave, perché zoomare sulla morte e sulla disperazione per ricavarne l'idea che noi sappiamo essere capaci di solidarietà e di soffrire per la sofferenza altrui è ancora qualcosa di meno grave rispetto a quello che non vogliamo vedere. Ogni giorno che Dio manda sulla Terra, nel sud del pianeta, muoiono 45.000 bambini. Guardate che è come se 400 Boeing stipati di fanciulli precipitassero tutti i giorni sul pianeta. Ebbene, voi dite, se c'è mai su un giornale, mai in un telegiornale, neppure in quello che pure è molto attento alla cronaca di Mentana, una notizia del genere. Per cui nell'età della trasparenza, nella civiltà delle immagini, c'è questa moltitudine di assenti, di invisibili, perché dal momento che non li vediamo, per ciò stesso non esistono. Un intervento così appassionato non può concludersi senza suscitare qualche curiosità. Ecco, allora io mi chiedo però, in tanti anni anche di responsabilità della gestione RAI, anche se non erano più tempi in cui un presidente o un direttore generale poteva avere una curiosità così attenta e un intervento così attento come forse Bernabé aveva sul telegiornale di Fabiani e anche di Biagi all'epoca della sua direzione. Ecco, ma su questi argomenti, durante quella gestione, non si è potuto fare mai niente? Cioè, sentirli dire oggi fa un grande effetto, ma allora un tentativo di incidere davvero da parte di una dirigenza aziendale che aveva sotto mano questi problemi, che non sono purtroppo di oggi, ma c'erano anche 5, 10, 7, 15 anni fa. Voglio dire, non si è mai tentato di incidere davvero su questi problemi quando in un'azienda c'era invece un'attività frenetica, per esempio sulla programmazione o comunque su molti problemi che interessavano di più probabilmente anche al clima esterno che ha guidato la RAI di allora? Guarda, io devo fare una piccola premessa. La riforma della RAI nacque, per quello che riguarda il mondo dell'informazione, Mentana e Bernabé me ne possono dare atto, ma anche la Sampo, che è vissuta sempre un pochino a côté dell'informazione, pur facendo spettacolo. Quel meccanismo perverso si chiamò delle opzioni. Accade una cosa veramente singolare, che non figura nella storia dell'informazione del mondo. I giornalisti si scelsero la testata attraverso il relativo direttore. Per cui il direttore della testata socialista riceveva il consenso e la richiesta di prendere parte a questa avventura da parte
dei giornalisti che si riconoscevano nell'area socialista, e altrettanto accadeva per la Democrazia Cristiana e per il Partito Comunista. Meno per la verità per il Partito Comunista, perché allora non c'era ancora il TG3. Ma subito dopo fu, in nome del pluralismo, si pensò bene di dividere in tre belle faziosità la capacità di essere oggettivi. Quando io ero presidente della RAI, questo meccanismo aveva già fatto tutti i suoi danni. L'informazione si era impossessata del suo diritto di gestirsi da sé, al di fuori di ogni tutela. L'era Bernabei finalmente era finita, e quindi i direttori di testata e il relativo corpo redazionale potevano e dovevano gestire il loro rapporto con il pubblico, con la verità, con l'oggettività, col pluralismo, ancorché siano delle astrazioni, come ben sapete, nel modo che paresse loro più conveniente. E tuttavia il Consiglio d'amministrazione fu più di una volta tentato di emanare una sorta di codice di comportamento, e io devo dire che mi rifiutai. Io non credo ai codici calati in nome dei principi, e cadrei in una grave contraddizione, d'altronde, se dicessi che sono strumenti efficaci o possono esserlo, dal momento che ho esortito dicendo che il punto di riferimento era la nostra coscienza professionale, e non soltanto professionale. Grazie anche per questa ulteriore piccola cosa che ci hai regalato. Io, se Liguori me lo consente, chiuderei la carrellata di questi interventi rimanendo in zona televisiva, e lascerei a Enza Sampo l'ultimo intervento squisitamente televisivo, prima di cedere a Liguori invece il microfono, per una serie di spunti che mi piacerebbe con lui verificare sulla televisione dal punto di vista anche dei giornali. E visto che la Sampo ha attraversato una bella stagione televisiva che ha visto cambiare anche i poteri dentro la RAI, e ha visto cambiare l'attenzione per esempio al costume e ai temi che ha sempre trattato, credo che abbia avuto invece esperienza diretta di quelle che dovevano essere le regole, o comunque dell'etica cosiddetta che andava osservata, con i codici o senza i codici. E mi piacerebbe che ci raccontasse alcune cose, proprio perché di codici si torna a parlare, e proprio perché negli anni si è creduto che esistesse dentro la RAI, ma nella televisione in genere, una sorta di etica femminile diversa, nel senso di una maggiore sensibilità o no delle donne a certi problemi o no. Io personalmente sono del tutto contraria a questo tipo di divisioni, però credo che appunto il tema anche di un'etica vista da un punto di vista femminile, da parte di una donna che certo non ha fatto le trasmissioni del femminismo, ma che ha attraversato una stagione che ha visto crescere le donne e ha visto crescere generazioni diverse di donne, mi piacerebbe che aggiungesse qualcosa a questo panorama già molto ricco. Vorrei intanto scusarmi con voi se tengo questi occhiali scuri, non è un fatto di divismo, ma ho avuto dei problemi con la congiuntiva. Adesso parlando li avrò coi congiuntivi, forse l'ho detta Mentana, ce l'avevamo detta a cena ieri sera che era orrenda, ma vabbè, sempre dallo spettacolo vengo. E quindi non posso proprio liberarmi di questi occhiali, vi chiedo scusa. Perché per cardiopatici e donne incinte è abbastanza impressionante, sembra un extraterrestre. Non mi faccio scrupoli. Sì. Io devo dire che appunto avendo cominciato nel lontano fine 57, quindi sono veramente tanti anni, all'età di 18 anni, onestamente non ho mai ricevuto censure dirette sugli argomenti che trattavo. Io poi ho fatto tutto, trasmissioni per i ragazzi, perché allora si faceva la gavetta, si cominciava con le trasmissioni del pomeriggio, trasmissioni per le donne, solo dopo alcuni anni sono stata promossa in prima serata con grandi conduttori, e qui per Civetteria ci tengo a dire molto più grandi di me di età, che erano Tortora e Buongiorno con Campanile Sera. Ecco, vere censure non le ho mai ricevute, ma perché ci si autocensurava? Cioè era automatico, non, se ricordate, insomma, i grandi scandali dell'epoca sono state per la calzamaglia di Alba Arnova, erano sempre censure che riguardavano nel costume i centimetri di pelle che si mostravano, più o meno, insomma.
E infatti un segno del cambiamento del tempo, io l'ho detto giorni fa, perché mi occuperò di 40 anni di TV in maniera molto diversa, molto più minimalista di quella che farà Zavoli, e che si è andato di Alba in Alba, da Alba Arnova, che era stata praticamente cacciata, ad Alba Parietti, che è glorificata e dichiarata ormai ufficialmente opinionista, insomma, quindi in 40 anni qualcosa è mutato, se sia meglio o peggio questo non lo so. Però io credo, e questo vi offro il fianco, proprio perché potete accusarmi di aver fatto dei programmi scabrosi, come io confesso scrupoli. Io una sola censura mi sono sempre imposta, e quello che mi fa più paura in televisione, quanto la violenza direi, è la volgarità. E la volgarità che non è il bikini troppo scosciato o la parolaccia, è una volgarità di sentimenti, una volgarità. Ci sono persone volgari anche se non parlano, e troppo spesso in certi salotti non filtrati dall'ironia di chi sa vedere e leggere la commedia umana, che è fatta anche di questi personaggi sono presentati come, non dico modelli, ma insomma la normalità, l'italiano. Io ho certi programmi del pomeriggio di Canale 5, Mentana, vabbè, non è il tuo telegiornale, non so, io non neanche di Canale 5, Fininvest in generale. Ci sono delle rappresentazioni di persone proprio volgari nell'animo, insomma. Io credo che poi la volgarità e l'incultura, l'incapacità di leggere, diciamo, antropologicamente, culturalmente anche la violenza, e quindi la volgarità in qualche modo sia grave quanto la violenza. Io mi occupo di costume, quindi di questo parlo, perché non ho modo di fare scelte, non, facendo telegiornale la cronaca non mi appartiene. Per quanto riguarda la figura femminile, e sì, quantitativamente molto migliorata. Io non sono sempre sicura che sia stato un vantaggio questo per le donne, perché negli anni in cui noi donne ce la mettevamo tutta, noi per esempio all'inizio non contavamo niente, si era sempre in televisione, si affiancava un uomo, non si aveva assolutamente l'autonomia di presentare in prima persona un programma importante. Poi man mano questa autonomia si è avuta, e io dirò una cosa che credo veramente, cioè il passaggio, il cambiamento del potere, se così si vuol definire, il potere della donna in televisione, il vero cambiamento lo ha determinato la Carrà. Cioè la Carrà è la prima donna, è stata la prima donna che ha avuto potere in televisione, potere contrattuale, perché anche quello eravamo sempre pagate meno. Potere contrattuale, era sì sempre coppie, perché erano coppie prima Boncompagni, poi Iapino, quindi una forza, una coppia insieme, ma dimostrate che una soubrette può parlare, poi può piacere, no, ma insomma le rivoluzioni non le hanno sempre fatte gli intellettuali, cioè bisogna avere il coraggio di ammettere che le piccole rivoluzioni si fanno anche in questo modo. Questo per quanto riguarda il potere. Il resto io trovo, sì, sono molte le donne, ma dicevo, negli anni del femminismo noi ci siamo tutte battute, anche quelle non militanti, perché ci fossero più donne. Io credo che il vero passo avanti si farà quando si cercherà di promuovere la presenza delle donne che valgono, perché non è vero che ci debbano essere più donne, ci devono essere le donne giuste, nei posti giusti. Anche l'utilizzo che viene fatto nei telegiornali è assolutamente indiscriminato. Io veramente amo questo lavoro, ma soprattutto amo la televisione, è proprio un mio difetto, che devo fare? E certe volte mi viene proprio da piangere, perché ci sono persone, uomini e donne, che ci si accorge al primo impatto che sono negate per quel mezzo. Non vuol dire che siano inferiori, forse sono migliori, ma insomma per la televisione ci vuole qualche cosa, che siano uomini o siano donne, ci sono alcuni che proprio, cioè è una grande seduzione, diciamoci la verità, la seduzione non è solo fra uomo e donna, ma il rapporto con il pubblico è fatto di seduzione, può essere della parola, dell'aspetto, di tutte e due le cose insieme.
Però ecco, il salto di qualità per quanto riguarda le donne, io trovo che appunto sarà vero quando saranno le donne giuste nel posto giusto e non usate solo perché donne nei TG, alcune bravissime, e non voglio neanche dire quanto gli uomini o più degli uomini perché sarebbe discriminante dire questa cosa, alcune proprio negate, e anche perché si è spostato l'interesse delle giovani. Se avete notato, ormai me lo diceva ieri Laura parlando non so di che cosa, è una notazione di costume questo, le ragazze un tempo prendevano modello di donna televisivo le annunciatrici, oggi sono le giornaliste, le dive del momento, è senza dubbio come figura femminile più forte è quella della giornalista. Quindi io penso veramente che la campagna che continuerò a cercare di fare contro la volgarità, pur trattando argomenti scabrosi, perché io credo veramente che in televisione si debba poter parlare di tutto, prendendo le distanze, facendo capire, dando gomitate al pubblico, ma parlare anche appunto di senza scrupoli, perché la volgarità si annida anche nelle trasmissioni sui buoni sentimenti, anche nelle trasmissioni su, che ne so, su qualsiasi altro argomento, insomma. Questo è tutto. Se mi passa la malattia all'occhio, torno in ottobre. Brava Valentina, grande, grande. In realtà, quando hai nominato il triangolo donne potere Carrà, pensando sì, a quali ruoli oggi siano, a come sia cambiata l'attenzione per il potere anche sì, relativamente al discorso anche contrattuale, ho avuto come in un flash un ricordo di Sergio Zavoli, presidente, che ebbe delle disavventure così un tantino complicate proprio per il contratto alla Carrà. Mandavi chissà rose, mi oggi risulta che mandavate no, rose. No, io me lo ricordavo più che altro a Palazzo Chigi addirittura, per un celebre contratto della Carrà. Chissà oggi. Ah, Berlusconi sì, mandava le rose. Le rose per dovere di cronaca erano quelle di Berlusconi. Però Sergio Zavoli da presidente credo che dovete andare anche a Palazzo Chigi per un caso Carrà. Ecco, chissà oggi sarebbe capitato, se le regole fossero state ancora quelle, se il tasso dei contratti televisivi fosse ancora quello per una telegiornalista. Non si sente. Scusate, è un problema di microfono. Vabbè, Paolo Liguori, vecchia conoscenza anche del meeting, come si... Un'ovazione! Se fossimo in televisione si dovrebbe dire guest star, eh? Paolo, i temi di oggi dei giornali, rimbalzati in molti degli sì, interventi, hanno affrontato soprattutto la questione delle regole di responsabilità. Aggiungerei al discorso delle regole che vuol darsi adesso la RAI, e quindi di questo codice che persino nella RAI così controllata dai partiti, di cui ci parlava Zavoli, si evitò, e che invece appunto oggi in una televisione pubblica cosiddetta nuova, tra virgolette, riaffiora pericolosamente. Però riaffiora mentre poi si parla di codice deontologico, comunque diritti e doveri dei giornalisti anche per la carta stampata. E aggiungerei una notazione di Giulio Borrelli, il Borrelli, come dire, del Pulmani Puliterai a questo punto, quindi del TG1, che oggi sull'Unità in un'intervista dice addirittura che ci vorrebbe una sorta di authority di controllo per verificare le carriere dei giornalisti RAI o comunque dei dipendenti usciti dalla lottizzazione. Allora, abbiamo sorriso, ci siamo indignati, l'abbiamo presa un po' sul serio, un po' per scherzo, quando Bossi ha detto epuriamo. Oggi in realtà da un fronte completamente diverso viene fuori però una sorta di authority di controllo delle carriere. Ecco, francamente mi pare un clima su cui forse tu, che hai dedicato anche sempre attenzione da direttore di giornali ai problemi della RAI, insomma qualche problema forse te lo poni. Sì, credo che bisogna porselo. Io devo confessare di essere un grandissimo consumatore, entrando anche nel dibattito che c'era prima, un grandissimo consumatore di televisione e di informazione in genere. Cioè, per essere molto sincero, un giorno intero senza televisione mi fa fatica, lo ammetto, lo confesso, e un giorno di sciopero dei giornali senza informazione lo soffro moltissimo, insomma, ne consumo molta di informazione, non soltanto perché faccio questo lavoro, in realtà credo che sia successo un po' al contrario, perché la consumavo prima di fare questo lavoro, e probabilmente le due cose poi hanno coinciso. Quindi
sono, come dire, parziale come testimone, non sono di quelli che dice bah, meno televisione, perché sarei proprio così, sarei proprio falso a qui dirlo agli altri. Siamo chiamati di parzialità, ecco, in questo però io voglio rispondere a questa tua domanda, che è molto importante, con una cosa che mi sta a cuore, perché c'è, tra tutte le frasi che sono state isolate dell'intervento di Bernabei, ce n'è una che mi ha colpito moltissimo, a me personalmente, perché la trovo così vera, così rispondente alla verità, che quasi diventa un paradosso. Bernabei ha detto: la televisione è come l'acqua potabile, voi aprite il rubinetto e pensate l'abbiamo sempre bevuta, sarà buona. Adesso voi sapete che se analizzate l'acqua potabile delle maggiori città italiane, quelli che ci hanno provato difatti non lo fanno più, scoprono che non è potabile, insomma. Questo viene scoperto tutti i giorni a Milano, a Roma. Allora hanno fatto una cosa semplicissima, hanno smesso di analizzare l'acqua potabile nelle città, dando per scontato che l'acqua che esce dal rubinetto di Roma, Milano, Napoli sia potabile. È un paradigma. Così è anche il problema della televisione. Siamo sicuri che sia potabile tutto ciò che esce, non dico dalla televisione, adesso non voglio fare perché poi è più complicato, dall'informazione. Quella televisiva è molto più forte, ce l'abbiamo molto di più, quella dei giornali diciamo che forse peggiore, quindi sono imparziale da questo punto di vista, quasi sicuramente peggiore. Cioè, se non ci fosse la televisione i giornali sarebbero ancora peggiori di quelli che sono con la televisione, penso io. Quindi nessuno spirito critico, ma anche autocritico. Devo dire, siamo sicuri che sia potabile l'informazione in Italia? Allora, questo dibattito è interessantissimo, proviamo a vedere come sarebbe se fossimo invece che in un posto di amici che discutono e cercano di capirsi e anche di dare la propria testimonianza, come sarebbe rappresentato oggi dall'informazione d'Italia questo dibattito? Sarebbe rappresentato così. Beh, dopo aver sentito Bernabei e Zaboli, sentiamo adesso il parere sull'informazione di Roberto Baggio. Si passa il microfono a Roberto Baggio, si sente la sua cosa e si fa l'audience. Questa ormai è un meccanismo assolutamente pazzesco, perché, ed è stato detto anche prima, per carità, nessuna critica alla spettacolarizzazione, ma è stato detto prima un'altra cosa molto importante, che proprio è quella che rende ormai sempre più difficile non solo capire se l'informazione è potabile, ma capire da che parte si sta. È stato detto prima ed è stato fatto prima bene da Zavoli un esempio parziale che però a mio avviso va esteso nel meccanismo che ci coinvolge ormai tutti dell'informazione tra spettatore e protagonista. In realtà la televisione ha solo esasperato questo concetto, ma questo è il punto di rottura. Questo è il punto di rottura, che oggi non esiste più una vera differenza e una vera coscienza di essere spettatore o protagonista dell'informazione. Noi non lo sappiamo se siamo spettatori o protagonisti, noi pensiamo che si può rendere più democratica e più vera l'informazione ci illudiamo che si possa rendere più vera l'informazione allargando la base di quelli che partecipano a farla, a parlare, eccetera, eccetera. Tutte le volte che questo avviene ci stupiamo di quanto invece si allontani la verità. Cioè si dà la parola a tutti e non parla nessuno, nessuno ha nulla da dire. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che questa confusione di ruoli tra spettatore e protagonista dell'informazione non è non solo non è la ricetta per rendere più potabile l'acqua dell'informazione, non solo non è la ricetta per rincorrere la verità, ma non è nemmeno una ricetta per poter dare un giudizio sull'onestà di quello che si sta facendo. E il dibattito di stamattina mi ha confermato una vecchissima mia idea, che poi non è tanto vecchia, ma che è molto forte in questo periodo, che un giudizio serio, un giudizio sereno sull'informazione, un giudizio sereno sulla propria coscienza e sulla propria responsabilità lo si può dare solo attingendolo da altre fonti, da altre esperienze che non siano quelle interne all'informazione. Cioè, dubito che oggi si possa dare un codice, delle regole nuove oltre a quelle che già esistono, che possano migliorare l'informazione in Italia, se ciò avviene a partire da una riflessione sul mezzo, cioè se quelli della televisione dicono, riflettendo sulla nostra professionalità, si migliora così, o quelli dei giornali dicono si dovrebbe fare così e così l'informazione, e dubito che
i più deboli dei deboli, cioè quelli che ricevono soltanto l'informazione, possono dare un giudizio di onestà e di verità sull'informazione che ricevono soltanto a partire da certe regolette che sono interne al mondo dell'informazione. Cioè, in poche parole, o qualcuno ha un giudizio su altro, che parte da altro, che parte dalla propria esperienza, che parte da alcuni principi, da alcuni capisaldi, da alcuni valori, anche se la parola è in disuso, e in base a quelli giudica l'informazione, o se no è assolutamente fregato, è assolutamente inserito nel circuito come vittima, e poi guardate, può essere una vittima protagonista o una vittima spettatore, non cambia assolutamente nulla. Se diventa una vittima protagonista contribuisce alla valanga, se diventa una vittima semplicemente spettatore forse contribuisce un po' meno, però con l'audience, con adesso i meccanismi di interattività, quello che si inventerà per far finta di far partecipare, probabilmente la catastrofe è la stessa. Perché dico questo? Perché si è parlato di regole, e ora ti rispondo subito, sia su un piano che sull'altro. Il primo è il più semplice: io sono talmente rispettoso, talmente convinto che bisogna rispettare le regole, che sono contrario a tutti quelli che oggi parlano di introdurre nuove regole. Perché guardate che c'è una singolare coincidenza tra il fatto che oggi si parli di più di introdurre nuove regole con il dato di fatto che è sotto i nostri occhi che non vengono più rispettate nemmeno le elementari regole dell'informazione. Allora, sarà un caso, ma si sente parlare di regole laddove non si rispettano più le regole. Non si rispettano più le regole. E voglio solo rifarmi a questo esempio, ma non sto parlando delle regole giornalistiche, l'avete capito benissimo, sto parlando delle regole di intervento sulla persona, di intervento sulla libertà della persona, di intervento sulla libertà delle persone. Queste sono le regole che non si rispettano più. Allora, per esempio, un intervento come prima è stato molto brillante Enrico e l'ha detto, adesso non per ridirlo, ma un intervento come quello di oggi, che segue quello di ieri, ma oggi è molto più autorevole, di Scalfari su Repubblica, su una questione come la partecipazione del Presidente della Repubblica a questo meeting, qua non lo faccio, lo sapete benissimo, per accattivarvi nessuna benevolenza, ma la penso esattamente così, non richiama soltanto a una questione giornalistica o soltanto a un'invasione di campo di poteri rispetto ad altri poteri, perché poi i poteri davvero forti non stanno poi nemmeno nei giornali, richiama però a una consuetudine di violazione delle regole delle libertà, per cui si pretende di dire ad un presidente cattolico non puoi partecipare ad un raduno di cattolici senza sembrare di parte. Allora questa è una violazione delle regole che riporta climi. La cosa che mi colpisce è che questi appelli vengano senza reazioni adeguate da un mondo che ha liberale, laico, che ha fatto della tolleranza, della libertà, un finto caposaldo. Oggi un caposaldo vero, ma che oggi è completamente violato, completamente violato. Allora, quali regole si vorrebbero imporre o mettere quando questa regola viene violata, quando la regola di principio del liberalismo e della tolleranza, pur accettandola, pur aderendo a quello, pur sapendo che molti cattolici non credono che quella sia la cosa più importante, ma quella lo è per molti laici e lo hanno predicato per anni e ne hanno fatto questione di battaglia, violando quella succede un finimondo. Cioè, si predica, per esempio, qui è stata evocata tante volte Tangentopoli, adesso a me mi viene da ridere, insomma, perché si sembra sempre dovunque parte in causa, sempre in questa questione spettatore protagonista, e c'è quasi la negazione per alcuni della libertà di esprimere come quello che si pensa. Però io lo dico lo stesso quello che penso, cioè si può chiedere e si deve chiedere il rispetto della magistratura, ma la magistratura deve fare la magistratura. La Procura di Milano non fa la magistratura, è una repubblica parallela, c'è un magistrato, signori, non è polemico, c'è un magistrato dedicato a bacchettare, mandare la finanza o proporre leggi in sostituzione del Parlamento.
ed è Colombo, c'è un magistrato Borrelli dedicato ai più alti gradi dello Stato, Scalfaro e Conso, c'è un magistrato che convoca le conferenze stampa e dice quel giornale non mi piace quello che ha scritto, ieri l'ha fatto per una cosa che ho scritto io, la categoria dei giornalisti dice vabbè sì, se l'è presa col giorno, che male c'è, come se fosse compito di un magistrato inquirente non incriminare, raccogliere le prove e portare a giudizio, ma dire quel giornale mi piace, quell'altro no, questo politico mi piace, quell'altro no, il Parlamento dovrebbe fare queste leggi, queste invece non le deve fare. Allora, se la magistratura non fa più la magistratura, ma fa la Repubblica Italiana di secondo grado, non si può chiedere. Vi ricordate la vecchia polemica dei vescovi, se hanno diritto o no di parlare? Hanno diritto certamente di parlare e naturalmente hanno diritto anche di essere rimbeccati, perché intervenendo in fatti politici che riguardano la vita sociale ci sarà anche per un cattolico o per un non cattolico la libertà di dire caro vescovo, stavolta hai detto una stupidaggine, occupandoti di fatti normali. Ecco, io però questa regola non la vedo applicata ugualmente per la magistratura, che ha diritto di intervenire in fatti che non competono alla magistratura, ma se qualcuno si prova a rimbeccarli viene demonizzato. Guardate che la cosa è molto seria, perché scherzava Mentana quando diceva Scalfari, ha detto a Scalfaro di non venire, ci scherzava perché naturalmente se le cose restano così, che è solo il direttore di Repubblica, Scalfaro domani sarà qui felicemente, certamente se però oggi pomeriggio intervenisse Borrelli e gli dicesse di non venire, io non scommetterei che domani lui è qui, non scommetterei che domani lui è qui. E questo lo dico per dire che la violazione delle regole è sistematica e avviene a livello, purtroppo a livello del rispetto della libertà perfino culturale, delle libertà di appartenenza, del rispetto di quelle che sono state, diciamo, le cose in cui ognuno ha creduto. E allora, siccome gli esempi di Zavoli sull'informazione immagini sono esempi veramente... Cioè, io per esempio mi ero riproposto di parlare e mi erano venute in mente due delle cose che lui ha detto, per esempio questa cosa della guerra uomo contro uomo. Adesso voi sapete, con la realtà virtuale, col casco della realtà virtuale, è facilissimo inserire un meccanismo per cui il combattimento sia a distanza, elettronico, ma Giovanni contro Michele, non in astratto, quella è naturalmente una guerra, ma le immagini di Sarajevo, degli stupri trasformate in videocassette, ora sono clandestine, ma fin dove arriverà il confine della cosiddetta morale, tanto da permettere un giorno che siano consumo privato, consumo via cavo, consumo non so come, ecco, questi sono poi gli esempi. Allora, quando c'è una violazione di regole, delle cose fondamentali, delle appartenenze di ognuno di noi, allora è strano che in quel momento si chieda l'introduzione di nuove regole. Io sarei per dire non ci servono nuove regole, però vorremmo il rispetto delle regole che non io, non voi, ma che sono state dettate da un potere che le ha dettate e che oggi le viola perché si vuole accelerare, approfondire, cambiare ancora epoca. Questo è per quanto riguarda il rispetto delle regole. E poi c'è la questione etica, che secondo me però è diventata un'altra dei grandi moloch del nostro... è la stessa cosa delle regole, insomma. Cioè, l'uso dell'aggettivo etico o etica ha sostituito l'uso dell'aggettivo biodegradabile, che era di gran voga fino a 5-6 anni fa. Allora io, da questo punto di vista, sono uno che non rifiuta di porsi delle questioni morali e credo che noi ce le poniamo tutti i giorni e ce le dobbiamo porre anche nel fare l'informazione. Però credo che sia importante applicarle concretamente alle cose, che sia importante non parlarne o non farne grandi questioni etiche, diciamo generali, ma applicarle sulla questione, insomma, fondamentale del nostro lavoro, che è quella che dicevo io prima, del rispetto della libertà della persona. Io credo che questa sia la cosa fondamentale, credo che su questo ci si misura. Un'immagine può essere fastidiosa o no, perché in quel momento si capisce che una persona non è stata rispettata, è stata cancellata, è stata infangata, non verrà mai più risarcita e non potrà essere mai più risarcita. E quando si parla di persona singola e della cronaca è facile vederlo, ma quando si parla di gruppi, di gruppi di persone, di appartenenze di persone, di culture di persone, di valori di persone, è difficile vederlo, ed è difficile tanto più vederlo oggi, che queste violazioni sono sistematiche, sono culturalmente ormai
ormai dominanti, tanto che io faccio questo discorso e penso che tra noi ci siamo capiti che bisogna naturalmente sforzarsi di rispettare, di incentivare il rispetto delle libertà e della persona, però vi dico francamente che non sono molto ottimista su come sono le cose e credo che lo sviluppo dei mezzi di informazione in questo bagno di violazione delle regole, chiaramente l'ho detto prima, non posso essere contrario allo sviluppo dei mezzi di informazione, sono favorevole e credo che sono uno strumento i mezzi di informazione e di conoscenza per lo sviluppo umano, però questo sviluppo in questa totale violazione delle regole e dei diritti rischia di diventare veramente il punto limite della nostra civiltà. Non c'è niente da fare. Vi ringrazio. Grazie. Grazie Paolo. Non si può non parlare di etica dell'informazione ed estendere il discorso ai giornali, evidentemente, anche se si parla, se questo dibattito era nato squisitamente in campo televisivo. Io vedo qualcuno che si allontana e effettivamente i tempi stringono, però molto rapidamente, se veramente riusciamo a stare in interventi rapidissimi, oserei dire intramuscolari, farei fare un brevissimo giro, cominciando da Mentana. Se vuoi dire una cosa su questo. Mi pare, sai, a volte un dibattito si conchiude proprio, non penso ci siano molte cose da aggiungere, né mi sento toccato, ci sono ovviamente qualcuno, il fatto di non essere d'accordo è sempre un primo gran bel deterrente, no, a rischio di... Altrimenti i dibattiti risultano noiosi. Di unanimismo davvero. E io sono d'accordo con Liguori, lui lo sa, su molte delle cose che riguardano l'intaccarsi progressivo di tutta una serie di libertà. Sarei più lieto se questo partisse sempre anche dalla nostra autocritica. Ripeto, non possiamo far finta che ci sia stato un terremoto politico, giudiziario, sociale nell'ultimo anno e che appunto abbia avuto le caratteristiche di un terremoto, un breve preavviso, magari gli animali che scappano e poi il sisma. No, è successo tutto un qualcosa che interroga anche le responsabilità dell'informazione. Se noi non ci rendiamo conto di questo, che siamo stati, cioè anche noi, regime, cioè anche noi quella parte di regime che è stato intaccato da Tangentopoli, non è una giaculatoria doverlo dire sempre, però il dibattito su questo è stato davvero molto carente. In qualche modo è colpa, questo voglio dire anche a Paolo, è colpa anche nostra se oggi ci troviamo di fronte dei giudici che sicuramente, dei magistrati che sicuramente debordano dai loro compiti, che sicuramente esercitano una supplenza che non tocca loro. Sicuramente questo dà anche il destro a dei paragiornalisti che sono editori, proprietari, direttori, corsivisti contemporaneamente, di fare anche i supplenti dei Presidenti della Repubblica. È perché ci sono delle colpe nostre, in gran parte perché ci sono anche delle colpe nostre, che in realtà hanno fatto sì che l'informazione sia diventata, per quanto riguarda l'informazione giudiziaria, niente più e niente meno, e non soltanto per quanto riguarda l'Espresso che oggi citava Paolo Liguori, una vera e propria cassa di risonanza dei provvedimenti della magistratura inquirente, il che è molto grave, ma ci deve far pensare appunto a quello che abbiamo fatto, o meglio a quello che non abbiamo saputo fare. Basta. Grazie. Enzo, vuoi dire qualcosa? Volevo fare un esempio del perché amo tanto questo mestiere, ormai riesco solo più a vedere in termini televisivi. Io vi proporrei un gioco, se volete, ormai non possiamo più farlo, noi siamo alla fine, quindi salvo tutti i presenti, nei prossimi dibattiti ai quali vi capiterà di partecipare. Fate quello che può fare la televisione con un regista accorto, perché il regista televisivo è spesso sottovalutato e si sente frustrato. Il regista può essere un grandissimo autore, soprattutto di talk show, per esempio. E vi dicevo, questo gioco che vi proporrei è questo. Non guardate chi parla, ma guardate chi ascolta, i famosi piani d'ascolto televisivi. Anche oggi qui, se invece di guardare solo chi di noi interveniva, aveste fatto attenzione a chi ascoltava, vi sareste accorte che molte cose forse non sono state dette, non si è replicato come si ufficialmente, ma c'erano delle cose che appunto, guardando con l'occhio della telecamera il piano d'ascolto e non chi sta parlando, si possono intuire. Ecco perché è un occhio in più la televisione, se la si vuole usare bene. Naturalmente si può anche usare male. Grazie ancora.
A me piacerebbe, se ci fosse la possibilità in realtà di abbassare l'audio, ma facciamo finta che ci sia. Mi piacerebbe fare una domanda quasi più privata a Ettore Bernabei, prima di lasciare la parola per chiudere a Zavoli, se Liguori non ha argomenti per intervenire. Nel senso che mi chiedevo, avendo poi aperto il giro con lui, con una panoramica sicuramente disancorata da una serie di questioni più specifiche rispetto al rapporto etica, giornalismo, eccetera, che idea si è fatto questa mattina, per esempio, dei direttori dell'informazione di oggi? E che idea ha, e questo mi piacerebbe appunto se rapidamente ci desse un flash su questa cosa, lui che è stato tanto attento al telegiornale quando era direttore generale della RAI, dell'informazione televisiva di oggi? Cioè, mi piacerebbe quasi quasi fargli fare anche un momento di critico televisivo su personaggi o meccanismi, o comunque su una generazione giornalistica che secondo me continua a seguire con molta attenzione da spettatore attento. E quindi spero che questo intervento breve che adesso gli consentirò anche per replicare a qualcosa che lo ha riguardato nel corso di questo dibattito, ci dia anche così un piccolo spunto di apertura e un giudizio sul giornalismo di oggi, proprio perché Zavoli ha parlato di settantenni e quarantenni, di sessantenni e quarantenni. Insomma, credo che non sia male avere un punto di vista su una generazione nuova, forse molto diversa da quella che ha guidato i giornali nella sua televisione. Ma dico senz'altro che per me i giornalisti di oggi sono meglio di quelli di ieri, e anzi, come io sono il più vecchio a questo tavolo, quindi perché io i 70 anni li ho già superati, vi dico che i tempi passati non sono quasi mai migliori dei presenti e dei futuri. Questa è la mia esperienza, non un'opinione. E non c'è dubbio che il giornalismo televisivo è molto migliorato, perché ha acquistato più professionalità, più capacità specifica di usare quel mezzo. C'è ancora parecchia strada da fare, perché spesso l'informazione televisiva è un'informazione radiofonica con aggiunta di alcune fotografie e di alcune immagini, ma quando invece si riesce a far parlare le immagini prese dalla televisione, come spesso si riesce oggi, allora il giornalismo è veramente di grande efficacia ed è un mezzo di informazione completa. Certo, vale quello che diceva Liguori, bisogna saper rispettare le regole che ci sono, le sappiamo tutti, quali sono. Non c'è bisogno servono sempre le norme di comportamento, ma ci sono queste regole, bisogna rispettarle. E vorrei, senza fare più riferimenti, ricordare un fatto giornalistico, siccome mi è stato citato, di quando io frequentavo il direttore Fabiani, che è stato certamente un grande direttore, un grande giornalista. La sera dell'uccisione di Kennedy eravamo insieme, venne la prima notizia, è stato sparato al presidente Kennedy, poi il presidente Kennedy è morto. È stato arrestato un certo Lee Oswald, che ha da una finestra di un edificio dal quale si poteva mirare sul corteo, ha sparato un colpo di, mi ricordo quale tipo di fucile. Quarta notizia, questo signor Lee Oswald, si è saputo che 2 anni fa soggiornò per 6 mesi in Unione Sovietica. Era facilissimo il raffronto e dire è stata l'Unione Sovietica a ammazzare il presidente Kennedy. E con Fabiani si dice che facciamo? Tra l'altro era una notizia in inglese dell'Associated Press, 3 righe. Che facciamo? Diamo questa notizia? Ci consigliamo, dice, ma chiamiamo Ruggero Orlando e sentiamo che cosa ne pensa, perché ecco che cosa vuol dire rispettare le regole, vuol dire anche avere quello che dicevo prima, il senso
profondo del rispetto delle libertà degli ascoltatori, perché in quel momento di grande emozione, perché Kennedy, voi forse siete molto giovani, ma Kennedy allora era ritenuto veramente una specie di capo carismatico dell'umanità, con grande simpatia era venuto in Italia poco prima, gli avevano fatto delle dimostrazioni eccezionali, non organizzate, tutte spontanee. Quindi voleva dire in quel momento, dire in Italia, dove allora un cittadino su quattro votava per il Partito Comunista, che in qualche modo il Partito Comunista era responsabile o corresponsabile della uccisione di Kennedy, perché era legato all'Unione Sovietica e non si sapeva tutti che era legato, no, non solo per qualche finanziamento. Chiamammo Orlando, e che era anche lui, ed è anche lui per fortuna un grande giornalista, e disse: senti, hai vista quella notizia dell'Associated Press che dice che Oswald è stato in Russia? Ecco il grande giornalista. Sì, e proprio un minuto fa il portavoce del Dipartimento di Stato ha dichiarato che è da escludere ogni responsabilità internazionale nell'uccisione di Kennedy. Noi trasmettemmo questa telefonata con Ruggero Orlando. Ecco, questo vuol dire un po' sinteticamente rispettare le regole e soprattutto ritenere che i veri destinatari, ma i veri dominatori, direi, di questi mezzi non sono tanto gli operatori, gli ideatori, i trasmettitori, sono i ricevitori, gli ascoltatori. E questo, credete a me, sembra una banalità, sembra un'ovvietà, e invece non lo è, perché oggi noi, mi ci metto anch'io come spettatore, siamo tutti spettatori supini e rinunciatari della televisione. Dobbiamo imparare ad essere partecipanti attivi, cooperatori se volete, non solo con i comitati di ascolto, che qualche volta sono fastidiosi, sono pettegoli, sono mediocri, pigliano piccoli aspetti e considerano poi gli operatori della televisione come dei nemici, invece non sono, insomma. Ma perché bisogna rendersi conto che, come ha detto bene Zavoli con quella citazione, la televisione cambia il nostro animo, e quindi siamo tutti interessati e bisogna darsi tutti da fare perché il nostro animo non sia cambiato chissà come e chissà da chi. Grazie dottor Bernabei. Beh, insomma, riappropriamoci del telecomando tanto per cominciare, perché mi sembra che sia l'unico rubinetto possibile per quantomeno per arginare, quando e come decidiamo di farlo, la famosa acqua potabile o no. Sergio Zavoli, da cronista e forse da radiocronista, mai capitato un incidente di censura o comunque un richiamo in quegli anni? Sì, come no, caspita. Qui e poi un epigramma per chiudere, va. Il dottor Bernabei è testimone, protagonista di questo caso che sto per citare. Io avevo realizzato per TV7 un servizio che si chiamava Un codice da rifare. E io lì volevo arrivare. Era un dibattito molto sereno, molto articolato, sul codice Rocco, il codice fascista Rocco. Uno dei protagonisti giudicò di essere stato in qualche modo malinterpretato nel montaggio, il che per la verità non era vero. Ne nacque comunque un grande subbuglio. La Federazione della Stampa, quindi tutta la corporazione giornalistica, si agitò per questa cosa e furono chieste teste, a cominciare dalla mia. Bernabei rispose che il giornalista, in quel caso appunto io, dopo aver esperito tutte le verifiche del caso, risultava non avere alcuna responsabilità professionale, per cui se dovevano cadere delle teste, queste teste dovevano essere cercate altrove. E io ho sulla coscienza, in me, la testa dell'allora presidente della RAI, Aldo Sandulli, che, lo dico tra virgolette, per mia colpa, perse la poltrona. Oggi però lo rivaluteresti un po' il codice Rocco? No.
No, no, come non rivaluterei non una parte sentito. Del tuo peraltro bellissimo intervento. Ed è su questo che io vorrei dire qualcosa. Io credo che non dobbiamo riappropriarci soltanto del telecomando, credo che dobbiamo riappropriarci della politica. Ne abbiamo fatto strame, a cominciare da noi giornalisti, che prima complici, poi di colpo convertiti all'idea che la politica fosse tutta infame, l'abbiamo screditata al punto che i giovani oggi nei confronti della politica, nel migliore dei casi, provano un sentimento di disincanto, di disamore, se non anche addirittura di resa. Ebbene, ai giovani va detto che non c'è mai tanto bisogno di politica come quando essa sembra volerci voltare le spalle. Io credo che, Paolo, una Repubblica così tanto fondata sulla corruttela, sul clientelismo, sul voto di scambio, che ha messo in campo un personale politico professionale di 1.300.000 persone che hanno occupato la società civile, credo che quella Repubblica non sia stata qualcosa di meglio rispetto agli eccessi di chi ci ha aperto gli occhi su un potere in cui il cittadino onesto ormai non aveva più diritto di parola. Io credo che si possa dire che la politica ha espresso nel nostro paese persone come Einaudi, Nenni, Togliatti, Saraga, De Gasperi, Fanfani, Moro, e con Martinazzoli, scusate, io non faccio scelte di campo politiche, tantomeno partitiche, oltretutto non è la mia area privilegiata. Ma Martinazzoli ha ragione quando dice: nessuno adesso potrà indurci ad essere, più di quanto già non sia avvenuto, ciò che non eravamo nati per essere. Questo deve valere per tutti. Ecco, l'esame di coscienza di cui parlava prima Mentana, dobbiamo cominciarlo a fare soprattutto noi, dicendo ai giovani: guardate, dovete starci, dovete esserci. E ricordo sempre, mi viene sempre alla mente, lo ricito spessissimo, un giovane liberale negli ultimi giorni della guerra, nel 1945, distribuiva del materiale di propaganda che inneggiava alla libertà, quindi assolutamente legittimo, oltre che innocente, straordinariamente civile. Fu preso e fu fucilato dai nazisti 3 giorni prima che finisse la guerra. Ebbe il tempo di scrivere al padre e alla madre, e io voglio citare le sue ultime parole, che dedico come un distico ai giovani che sono qui, ai giovani non solo di Comunione e Liberazione, proprio ai giovani del nostro paese, ai nostri figli, perché un uomo è un uomo per il suo avvenire, figuriamoci se questo non vale per i nostri figli e se non vale quindi per la società intera. Quel ragazzo che aveva 17 anni, che si chiamava Giacomo Olivi, scrisse: e non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avevate più voluto sapere. Grazie. Grazie per una conclusione che ci ha riportato forse alla declinazione migliore dell'etica. E nel ringraziare tutti i nostri gentili ospiti, i nostri relatori di stamattina, i quali oltretutto ci hanno regalato molte storie, oltre a molte testimonianze. Credo che di tante storie, tutto sommato, anche la grande storia di questa televisione abbia ancora bisogno, perché c'è un non detto, c'è ancora una grande parte di aneddoti, di episodi accaduti, eccetera, che merita di essere riletta, recuperata e forse rianalizzata. Speriamo di non avervi annoiato e vi ringraziamo per la pazienza.